che ovviamente non deve essere davanti a voi una persona che andiamo avanti. Praticamente hai un po' troppo rispetto, un po' questo questo, mi piace, sono un po' spostato e informato se non sei. Io sono una stessa e mi occupo di, sono francese e mi occupo di lavoro per un'azienda che si chiama Ian Metal, che probabilmente non è molto conosciuta, ma che in realtà è conosciuta più per i suoi prodotti e l'azienda che ha lanciato in Europa è il buono basta. Tra altre cose. Ah, sì, grazie. Effettivamente leader di mercato in Italia, presente in Italia dal 1977, l'Italia è uno dei primi paesi della storia relativamente giovane di questa azienda che ha praticamente 40 anni di storia. Ovviamente nati per fornire queste tipologie di soluzioni aziendali molto semplici all'origine, non buono pasto. L'azienda ovviamente ha avuto un percorso evolutivo e questo percorso l'ha condotto negli ultimi anni in particolare alla digitalizzazione. Okay? Dunque, come lo vedete, abbiamo investito a livello mondiale molto nella digitalizzazione delle nostre soluzioni, sia delle nostre soluzioni internazionali, ma ovviamente anche delle piattaforme transazionali che abbiamo sviluppato. Abbiamo sviluppato 4 gambe di, questo è importante da capire, che vanno al di là del buono pasto. Il buono pasto è della famiglia degli employee benefits, no? Benefici aziendali, ma al di là di questo abbiamo anche sviluppato, in Italia è stata abbastanza pioniera per questo, una soluzione di gestione spese che comprende sia un'offerta di piattaforma per la gestione, automatizzazione dell'utente, che la carta prepagata che sia carta ovviamente questa piattaforma, l'incentive di WAS e i programmi sociali pubblici, l'incentive di WAS è magari una soluzione di disposizione sia delle aziende che delle aziende di marketing per operazioni di promozione, concorso operazione a premio, fidelizzazione della clientela, riguardi interni e anche alle forze di vendita interne e esterne, ok? E questi sono i famosi buoni acquisto, siano essi cartacei o digitali, per dire, e parleremo di questo. E infine i programmi sociali pubblici, come la Lotte Scuola, per esempio, dove forniamo un servizio alle autorità pubbliche del paese. Ok, questo è anche vero in altri paesi. Dunque, qui non penso che avrò bisogno di sviluppare molto. Noi ci siamo posizionati su questa famiglia di San Simone de Bois come un fornitore di soluzioni di prevenzione, okay? Per queste applicazioni business, no? Programmi di loyalty, cataloghi di loyalty, licenziazione della forza di vendita, trade marketing, eccetera. Passo rapidamente a... Le applicazioni, i prodotti che abbiamo sviluppato sono una gamma relativamente interessante di soluzioni più tradizionali, sono i buoni acquisto, però sempre in una logica multimarca, dunque con, diciamo che il vantaggio sono l'ampiezza, la qualità delle reti dove sono accettati, che le fanno una forma di regalo flessibile e molto apprezzato per quello che le riceve. Però ci siamo mossi anche sul digitale. Allora ci siamo mossi in due direzioni. La prima direzione che parliamo oggi è una piattaforma che mettiamo a disposizione delle aziende per gestire in autonomia operazioni di incentivazione, ottimizzando anche i costi di logistica. E la seconda soluzione è un ticket primo digitale che è praticamente il fratellino, il nuovo fratello, il giovane fratello delle soluzioni tradizionali cartacee che esistono già nel mercato, ma che nasce digitale ma poi viene accettato in un'ampia rete fisica con un digitale punto di forza da CDO, ok? Dove le fanno un voucher multimarca ottimo per la spesa. E infine con Primo Experience, che è un prodotto diciamo più di partnership con un'azienda nel settore esperienziale, una carta che dà accesso a una piattaforma dove il beneficiario che riceve la carta può scegliersi delle esperienze, no? Come i cofanetti famosi di famosi di corso. Allora, il ticket con Primo Experience cos'è? Oggi vi parliamo di una piattaforma, in effetti una piattaforma di gestione di operazioni di incentivi che funziona con un credito virtuale. Dunque l'azienda che vuole fare una premiazione sia interna che esterna deve avere a disposizione semplicemente una database di beneficiari, i loro mail, e distribuisce con questa piattaforma del credito virtuale. Però ovviamente, come siamo nel mondo degli incentive, l'azienda che vuole premiare vuole anche comunicare. E quindi è una piattaforma che consente ovviamente anche di personalizzare un po' la comunicazione con i beneficiari e tracciare finalmente l'esito, no? Di queste operazioni per sapere quando questi voucher sono stati distribuiti e questi crediti sono stati distribuiti e utilizzati. Questa è la piattaforma, no? Questo è il look and feel che
probabilmente cambierà anche nei prossimi anni perché facciamo spesso dei refresh, ma basicamente l'azienda ha in mano questo, una piattaforma estremamente semplice, e l'azienda ha la possibilità ovviamente di personalizzarla minimamente, perché gli utenti che vanno poi accedere a questa piattaforma per utilizzare, come lo vedremo, il loro credito, si identificano chi è quello che dà il credito. Che dunque, per esempio, faccio un esempio, abbiamo un cliente, non penso svelare segreti industriali, in Google Automatica, anche fra incentivi o al consumatore finale o al tabaccaio, e per loro abbiamo creato solo un'interfaccia un po' personalizzata, così quando il beneficiario riceve sa che l'automatica che gli offre questo credito. La user recuperation user experience, tutto parte dall'azienda ovviamente, l'azienda ci ordina, ci fa un ordine di un credito virtuale, lo carichiamo sulla piattaforma una volta che è pagato, perché non funziona, abbiamo un monitor di prepagato, e una volta che questo credito è a disposizione dell'azienda, l'azienda lo gestisce con la piattaforma, facendo distribuzione massive o no. Io parto come beneficiario dal momento nel quale ricevo la famosa mail che mi dice che sono stato premiato, ho un link in questa mail, questo link mi porta sulla piattaforma di tipo primo virtuale, dove posso accedere a un uguale se sono riconosciuto perché è già registrato o mi chiede di registrarmi. Dopodiché, unica cosa da fare è di scegliere il regalo e vedremo quali sono le possibilità di scelta. E ovviamente alla fine, il mio wallet, inizio il mio credito virtuale nel mio wallet, mi segue fino all'operazione di checkout sui siti, per esempio e-commerce, che sono i nostri partner. Allora, dove possiamo utilizzare questo credito? Inizialmente la TIC Compiamo Virtuale è nata con partnership con alcuni siti di e-commerce, okay? L'idea essendo di fornire un credito virtuale che poi permette agli beneficiari di spendere online. Ma abbiamo iniziato, stiamo sviluppando una seconda applicazione che ci sembra interessante e di dare una più ampia scelta al beneficiario di dire o spendi facendo acquisti presso siti e-commerce di elettronica, di astronomia, vestiti, o ti puoi convertire questo credito in voucher in monogramma di alcuni nostri partner. Faccio un esempio, per esempio Unieuro. Vuoi comprare prodotti elettronici, sai che vuoi andare da Unieuro, dunque tu converti questo credito virtuale in un voucher che poi è accettato presso il negozio Unieuro, che tra l'altro abbiamo equipato anche con una soluzione nella piattaforma web per bruciare facilmente questi ticket. Si presenta dunque così l'interfaccia del voucher monogram. C'è una vetrina sulla quale il beneficiario, quando ha scelto la modalità voglio convertire in voucher, si ritrova un po' come altri concorrenti lo fanno già sul mercato, una vetrina dei nostri partner monobrand e dei tagli disponibili, e tu devi solo decidere dove allocare il tuo credito. E ovviamente questa piattaforma consente dietro un'amministrazione, di cui non vi parlerò oggi perché siamo più nel mondo dei beneficiari, ma per la gestione ovviamente l'azienda che segue un po' le sue distribuzioni, ma anche una piattaforma a disposizione dei retailer per la gestione dei loro proprio voucher che noi gestiamo all'interno di questa piattaforma. Come ordinare i compiti, una cosa più semplice al mondo, ci chiamate, facciamo un preventivo e poi li ordinate. Okay. Questa è la parte più facile, okay? L'unica cosa è che creiamo un file CSV con i crediti virtuali già preparati. Allora, a questo punto mi fermo solo un attimo perché finalmente noi abbiamo sviluppato questa soluzione e volevo solo riassumere perché abbiamo fatto questo, perché pensiamo, anche se oggi è una soluzione relativamente nuova sul mercato, che questo corrisponde a un bisogno di certe aziende. Quelli che fanno molte operazioni di incentivazione, spesso con bassi valori singoli distribuiti, dove nel mondo fisico tradizionale il problema è il costo della logistica. Perché come spedisci valori devi avere una spedizione minimamente sicura. E dunque quando spedisci dei valori bassi, il costo della logistica relativamente al budget incentive a volte è un po' elevato. E dunque questa soluzione insieme alla soluzione digitale viene in questo mondo qua a creare, diciamo, una possibilità di savings. Ma il più interessante è che con questa piattaforma Life, ovviamente, abbiamo potuto fare anche delle evolutive e fare un ponte tra il nostro mondo classico, cartaceo, dei buoni acquisti tradizionali e virtuale. Abbiamo creato una replica
della nostra piattaforma, ma dedicata ai nostri utenti tradizionali, perché il mercato oggi è ancora molto cartaceo, magari alcuni di voi hanno già ricevuto un acquisto di auto nostri, se no comunque conoscete il buono acquisto, non ti manca. Abbiamo solamente creato la possibilità di convertire questi buoni acquisti, quindi se tu non vuoi andare in uno dei 8.500 punti che c'erano questi voucher, tu puoi convertire il tuo valore, diciamo, facciare il credito che hai a disposizione in un credito virtuale e puoi spenderlo online. E questo l'abbiamo fatto tramite una tecnologia di Stashcode, che è la piattaforma poi che gestisce, e lo Stashcode è l'elemento che ti permette, una volta che sei registrato, di caricare il tuo wallet e poi di andare a spenderlo nelle stesse modalità che abbiamo visto prima, solo che questa non è la stessa piattaforma, è una replica di questa piattaforma che abbiamo chiamato Converti il tuo voucher cartaceo in credito virtuale. Allora adesso vorrei passare la parola a Roberto, perché lui magari vi spiegherà un po' di più perché abbiamo utilizzato l'IFE e come utilizziamo l'IFE da un punto di vista un po' più tecnico-funzionale. Okay. Buongiorno a tutti, sono Alberto Tacchi, sono Java Architect presso RefuelSense e questa è un'ultima slide, che è una slide riepilogativa dei concetti che poi ha spiegato Stefano. Quindi vediamo il ciclo di vita del nostro ticket, perché alla fine il credito virtuale è costituito da una serie di ticket come quelli cartacei, solo che sono digitalizzati, quindi hanno anche, come quelli cartacei, un numero di serie progressivo. È chiaro che è trasparente al consumatore, perché il consumatore si vede nel suo portafoglio un credito virtuale, non sa che sotto ci sono tutta una serie di ticket nel suo portafoglio. Per cui la prima fase, appunto, è l'amministratore cliente che esegue un ordine direttamente sulla piattaforma. La piattaforma emette questi ticket, quindi un numero di serie e un progressivo, vengono emessi a tagli da 5 euro e ovviamente l'amministratore si trova nel suo portafoglio a dover amministrare questo credito. Questo credito poi viene distribuito, c'è una rubrica di contatti che vengono caricati in modo autonomo dall'amministratore, e quindi con una semplice funzionalità di distribuzione io ho un elenco di contatti, tante caselline che inserisco per ciascun dei miei contatti, quindi futuri beneficiari del credito, il numero di ticket che voglio distribuire. Se voglio distribuirli in modo equo, ho una funzionalità che permette, dato l'importo, di distribuire appunto in modo omogeneo i ticket, e dopo una definitiva posso personalizzare il messaggio che arriverà ovviamente a tutti i miei destinatari del mio credito, e dopo conferma allora viene scatenato il processo per cui i ticket vengono in qualche modo riservati per i singoli beneficiari, e quindi c'è una notifica via mail che arriva a ogni, diciamo, consumer. Il consumer legge la mail, c'è un link, accede alla piattaforma nella sua area privata e ha immediatamente disponibile il credito, quindi lo può subito utilizzare presso quelli che sono i negozi convenzionati. C'è la possibilità quindi anche di convertire, come diceva giustamente Stefano, cioè dal cartaceo io posso convertire il mio ticket cartaceo in a sua volta un credito virtuale. Il consumer quindi accede ai negozi online che sono convenzionati, quindi si sono integrati con la piattaforma, in questo caso live, con la piattaforma di Ticket Complement 2.0, e quindi la user experience praticamente è identica all'e-commerce del parco, nel senso che non viene minimamente alterata la user experience, solo che si troverà a un certo punto come modalità di pagamento, oltre alle modalità tradizionali PayPal piuttosto che carta di credito, si troverà un bottoncino con paga con i tuoi ticket complement, e apparirà un bossettino che avete visto prima con una possibile scelta, cioè se il mio importo è di 43 euro, allora il sistema, attraverso un algoritmo di spesa molto performante, va a vedere nel mio portafoglio virtuale, vede
quali sono i tagli che io possiedo e calcola in modo rapido due soluzioni di spesa, cioè la soluzione superiore e quella inferiore rispetto all'importo. Quindi io dopo posso decidere se usare quella superiore, quindi copro completamente l'importo, mentre se uso quella inferiore devo integrare ovviamente con altre forme di pagamento che il commerce mette a disposizione, carta di credito, eccetera. No? In questo modo io semplicemente devo selezionare la mia opzione di spesa e quindi successivamente, in fase di conferma dell'ordine, autorizzare l'utilizzo del mio credito virtuale, quindi andare a creare quello che è una transazione a tutti gli effetti, solo che in questo caso parliamo di credito virtuale, e di completare quindi in modo tradizionale il mio ordine. La stessa tipo di operazione la posso fare con quest'altra soluzione di e-commerce, che è una soluzione di Ethernet, cioè quella di mettere a disposizione quelli che sono le gift card dei propri partner, e quindi la user experience è identica, io scelgo qual è la gift card che voglio e il taglio della gift card, no? Di euro, cioè la gift card da 50 euro, da 30 euro, e attraverso sempre il mio credito virtuale acquisto questa gift card. In questo caso si traduce tutto in un invio di una mail con un PDF che rappresenta il mio voucher, che uno può stampare e per andare presso il negozio e utilizzare semplicemente, c'è un barcode con l'operatore di cassa alla pistola e fa bruciare il voucher. Quindi il ciclo di vita del mio ticket si conclude in che modo? Con un'ultima fase di rimborso, nel senso che una volta che il ticket è stato in qualche modo utilizzato, viene inviato a un sistema interno di internet, però esterno alla piattaforma, che provvede al rimborso, no, del proprio vero e proprio della somma utilizzata presso lo shop online. Quindi questo, diciamo, è lo scenario applicativo che è stato realizzato. È chiaro che le funzionalità ovviamente core sono la gestione della rubrica e quindi le funzionalità di distribuzione, la gestione ovviamente del portafoglio con i relativi movimenti contabili che si fanno creare, perché ovviamente io ho delle entrate quando mi vengono distribuiti dei ticket, ho delle uscite quando ovviamente vado a utilizzare il mio credito virtuale, e soprattutto l'algoritmo di spesa, che è un algoritmo che in effetti deve essere molto veloce, perché deve effettivamente aprire il mio portafoglio, vedere tutti i ticket che ho a disposizione. Possono essere anche dei ticket non solo da 5 euro, perché se sono convertiti possono essere da 20 euro, anche da 10 euro e 50 centesimi. Deve in tempi rapidissimi calcolare le opzioni di spesa, diminuendo il più possibile lo scarto rispetto all'importo che io devo ovviamente acquistare. In questa soluzione l'iFrame, che ho utilizzato principalmente come piattaforma di integrazione, perché è chiaro che i nostri shop si devono integrare con dei servizi che vengono esposti dalla piattaforma, quindi è una soluzione verticale in questo caso. Quindi l'iFrame è stato utilizzato non tanto come prodotto, ma più che altro come framework di sviluppo, perché il framework di sviluppo di l'iFrame ci ha consentito quindi in tempi relativamente brevi di sviluppare questo tipo di soluzione. E anche la parte di commerce è stata sviluppata con l'iFrame, utilizzando quello che è il modulo nativo già presente in l'iFrame, che è un modulo di shopping opportunamente esteso, e che in questo caso ovviamente non possiamo dire che il modulo di iFrame è una soluzione di e-commerce completa, però nel nostro caso, che parliamo quindi di prodotti di articoli monobrand e quindi monarticoli, perché abbiamo di base, in questo caso si è prestato benissimo per implementare la nostra soluzione di e-commerce. Per cui definitivamente questo è lo scenario. Abbiamo quindi semplicemente preso la user experience in uno scenario cartaceo e l'abbiamo riportata completamente in uno scenario completamente digitale. Le caratteristiche di questa piattaforma è effettivamente la semplicità, cioè io
se voglio spendere devo solo selezionare quanto voglio spendere e concludere il mio acquisto senza nessuna ulteriore difficoltà. Quindi io ho concluso da parte mia di Stefano, ringrazio la vostra attenzione, la vostra partecipazione, se ci sono degli aspetti che volete chiarire. Possiamo distribuirvi dei piuttosto che parlarne, restiamo ci sono nella sessione successiva ci sono i miei contatti, dunque non esitate se posso vedere se la soluzione è sta fatta con i comuni o in particolare se è perché è una delle due. Dunque, la soluzione di la piattaforma è stata la Virtual 2.0 è stata realizzata con la 6.1 Enterprise, perché comunque doveva gestire il portafoglio e quindi ovviamente c'erano delle ovviamente esigenze anche di relative alla stabilità e anche alla sicurezza. La piattaforma invece di e-commerce è stata implementata con la Web3 6.2 Community Edition. In questo momento è una soluzione in fase di collaudo, quindi non è ancora diciamo completamente definitiva, quindi in questo momento siamo andati sulla Community Edition. Comunque quindi 6.1 Enterprise e 6.2 Community. Però ciò la 6.1 sono delle chiamate API, sono delle API. Dunque in questo momento sono delle API SOAP, se poi riesco ad entrare troppo nel tempo, comunque sono dei servizi API, sì. Si è previsto l'implementazione con un approccio gateway, payment gateway, cioè classico approccio delle carte di credito. Cioè io mi baso sulla pagina della banca, in questo caso la pagina della piattaforma, e lì dispongo del io credito. Quindi quel boxettino che abbiamo visto con le opzioni di spesa non è più ospitato sul server dell'e-commerce, ma è ospitato praticamente sul server della piattaforma. In questo caso è l'approccio, uno dei possibili, cioè delle possibili soluzioni, ma suppongo che sia l'approccio più corretto, di tipo payment gateway, come avviene per le carte di credito tradizionali. Diciamo. Alla fine è una forma di pagamento a tutti gli effetti. Quindi con un'autorizzazione, quindi con un inserimento delle credenziali da parte del nostro beneficiario che autorizza l'utilizzo del suo credito sul e-commerce che si trova. Grazie. Nella gestione di questo passaggio del credito, da parte sono residuale che non è gestita dalla GIF, è transata da nel senso che il credito il credito comunque è composto da voucher da 5 euro, quindi comunque può succedere che io acquisto magari un mio ordine di 43 euro e io ho 45, in questo caso è perso, il 2 euro è comunque perso perché ovviamente il ticket non è divisibile. Ma ricordi che questa è sull'applicazione di origine della piattaforma di certificazione di primo anno del sito che abbiamo creato per i portatori di voucher cartacei, la conversione è possibile anche per montanti non 5 euro. Certo, abbiamo diviso in due modi, ovviamente perché 5 euro? Perché la conversione è una più di perché 5 euro? Perché oggi nel mondo dell'incentivazione dei nostri ticket sono sempre valori molto efficienti al 90% dei casi. Tuttavia, per evitare che ci siano insoddisfazioni in quei casi non molto efficienti da 5, tra l'altro se guardate oggi le offerte di retailer, no? Le carte monobrand di Euro, Cisarra, eccetera, sono sempre dei valori molto efficienti da 5. Dunque noi abbiamo più o meno seguito questo trend. Ma oggi, sapendo che alcune centinaia di beneficiari hanno in mano dei voucher che non sono da 5, per la piattaforma di conversione da cartaceo virtuale abbiamo aperto questo. Abbiamo mantenuto solo nel mondo virtuale. Effettivamente la scelta di poter completare con un altro mezzo di pagamento fa che puoi evitare di perdere, ma è a tutti gli effetti come viene. Devi pagare 47 euro, puoi decidere di
utilizzare 45 euro e due li paghi con la tua carta. Quindi è come viene per il catastro, per il negozio che ho 50 euro di buono non posso avere un resto. Qui non è il principio del da questo punto di vista è una user experience quale portare. No, perché senza la legge non possono essere trasformati come il ticket personale, non c'è diritto a resto. Cioè non deve essere assimilato a del trasformato in moneta. Ma il motivo per cui è esplicitale mantenere il concetto di ticket con l'importo fisso? È un motivo che è un motivo opposto? Oppure... Era una... per quanto riguarda questo era più una prudenza, non un'imposizione, ma una prudenza dal punto di vista legale, no? Per mostrare che sono... perché sono comunque dei tagli, cioè dunque un concetto di ticket virtuale, no? Che è importante nella legislazione italiana, non è un montante, è un ticket virtuale di cioè, non deve risultare come un po' che come sì, è un po' come il mondo delle ticket delle carte con il pasto che avete oggi in mano, non sono dei montanti, sono dei ticket virtuali con un montante singolo deciso. E questa è la differenza, non hai a disposizione un montante globale, hai dei singoli ticket virtuali. Questo sì è per rispettare la l'ultima cosa che volevo dire, se non ci sono altre osservazioni, è che poi alla fine questo mio forma di pagamento va a inserirsi nel processo di acquisto di ogni shopping, di ogni negozio, come il codice promozionale, dove io vado a inserire che hanno tutti i negozi di... Quindi la gestione non è stravolta anche dal punto di vista del negozio stesso. Subisce degli stravolgimenti l'integrazione con questo